Di nuovo? Ok, va. Che cosa voglio fare in questo video, fondamentalmente? È inutile fare un video in cui, cioè, è bella la scenografia, è bello tutto, ma il contenuto? Cioè, se non c'è contenuto, non... Che cazzo? Faccio un video in cui mostro la vostra azione. Un video... Che cazzo di video inutile? Non lo so, vabbè, ritorno dalla monetizzazione, top, figo, ma... Sti cazzi, i contenuti quando arrivano. Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Sono tornato dopo tanto tempo, ormai ogni mio video inizia così. Sono ritornato dopo tanto tempo. Che cosa ho fatto in questo tempo? Non lo so. Che cosa vi sto portando oggi? Non lo so. Ma come vedete, alle mie spalle c'è una postazione nuova, una postazione che i più veterani del canale hanno già visto. Infatti troverete un video che vi lascerò qui in alto nelle schede. Che culo è ingarrato, anche il posto della I perché mi sto rivedendo dal monitor. Va bene. Nel quale vi mostravo la mia dual postazione con lo schermo da... Ovviamente ho sbagliato. Lo schermo da lavoro, da editing, il monitor 32 pollici 4K con collegato il mio MacBook Pro. E di qua invece ho il 144Hz 2K di Samsung curvo per giocare con quel bestione che c'è là dietro. Però cosa è cambiato da quel video, giustamente? Fondamentalmente poco. O nulla se non l'implemento appunto del MacBook, quindi ho due computer su questa postazione perché prima era tutto basato sul computer Windows lì fisso. Quindi se vi va di andare a dare un'occhiata, anche perché io sono cambiato tantissimo, assurdo, quanto è passato da quel video? Mi pare 2 anni forse, ma io sono cambiato radicalmente. Detto questo, è finito il video. Vi piace la postazione? Bella così. Sì, effettivamente, cioè che tu fai questo video, ma chi se lo vede? O meglio, anche se se lo vedono, cosa c'è da vedere? Hai fatto una postazione che volevi fare tu, per te. Sì, ok, è comoda, però poi si vedono i cavi, vedi? Cioè, io sbaglio anche a inquadrare. Sì, si vedono, no, là, si vedono i cavi sotto pure si vedono, ma è buio, quindi loro non lo vedono e tu non glielo farai vedere. Vedrere? Non sai manco parlare. Ci sono un po' di cavi in vista ovunque. Sì, è carino, ok, siamo d'accordo, bravo, è bella. Ma chi se ne fotte? Quindi non lo so, perché sto facendo questo video? Perché lo volevo fare, fondamentalmente. Avevo questa voglia. Mi sono anche impegnato per fare un po' di fotografia, un po' di scenografia. Guarda, è carino da vedere. Cioè, poi, ovviamente, commentate qui sotto se effettivamente c'è la qualità. C'è l'illuminazione, c'è la fotografia, c'è... Ad esserci c'è tutto. Dovrebbe esserci anche un po' di qualità audio, sempre che c'è anche un po' di luce della qualità audio, che comunque fa quel dettaglio tech in più. E giustamente, arrivati a questo punto, vi sarete anche già resi conto del fatto di che ho aperto a fare questo video. Ragazzi, niente, questo è un video chiacchierata. Adesso è diventato un video chiacchierata, volevo fare un video in cui vi mostravo la postazione, ma sono sicuro che non vi interessa e quindi non lo faccio più. Ok, io faccio il video perché mi andava di fare questo video e per dirvi, per aggiornarvi, che mi hanno riattivato la monetizzazione sul canale. È passato un anno. Per problemi di YouTube, tra virgolette. Non è stata attivata la monetizzazione, cioè, o meglio, è stata disattivata la monetizzazione sul canale e ho fatto un altro video che trovate qui nella i. Era un video di un vecchio Ciro. Un Ciro che era deluso da questo fatto che YouTube gli avesse demonetizzato tutti i video e tolta la pubblicità. Per un anno avevo anche dei soldi da avere, che poi fortunatamente ho avuto, perché mi ci sono messo e ho detto, sentite, io devo avere questi soldi. E come fa? E loro mi hanno detto, hai ragione. Scusa, ci siamo scordati praticamente. Non... E quindi, qua stanno i soldi. E io ho avuto i soldi. Adesso questo video probabilmente sarà monetizzato. Non penso proprio arriverà a 8 minuti. Quindi la monetizzazione sarà quella che è. Per non parlare delle visualizzazioni che saranno quelle che sono. Però, voglio, io guardo in quel monitor. A me tutta questa cosa mi piace. Quindi io lo devo fare. Probabilmente questo video non uscirà nemmeno. Lo sto semplicemente registrando così perché che mi piace, si è capito che mi piace, non lo so, mi piace, vabbè. Che vi devo dire?
c'ho la monetizzazione, ho fatto la postazione nuova, sto faticando, che vi devo dire? Vorrei farvi vedere qualcosa in più su questo canale, mi sto attrezzando. Attrezzando, a livello di attrezzature mi sono attrezzato un botto. Cioè, ho speso proprio i soldi e l'attrezzatura ci sta. Il problema è mancano i contenuti. Come fa? Come... Allora, se tu che stai guardando questo video, che sei rimasto ancora qua, e non sei un mio parente, un mio familiare, perché sì, ok, vi voglio bene che state guardando i miei video, ma io li faccio anche per altra gente, per ampliare un po' la community qua su YouTube. E proponetemi qualche contenuto che vorreste vedere. Ma non perché... cioè io non lo so. No, non lo pubblico sto video, non lo posso mettere, che... Vabbè. Vabbè ragazzi, quindi tutto questo, io vi voglio avvisare che comunque ci sono, non me ne sono andato, non me ne vado, il canale rimarrà aperto per sempre, finché morte non ci separi. A me piace un sacco fare queste cose, il problema è che ogni volta che io penso troppo, io quando penso a qualcosa da fare, dico ok, voglio fare questa cosa, però la voglio fare così, se non la faccio così non la faccio. Quindi mi preparo un sacco di cose, penso a un sacco di cose e vado anche oltre. Penso già a come ho fatto il setup, a come ho registrato la cosa, che non è per forza in interna qua in studio, ma anche all'esterno. La vedo, poi la pubblico, vedo che ci stanno quelle poche visualizzazioni e dico, ma chi mo fa? E non lo faccio. E questa cosa è sbagliata, è un problema mio, una limitazione mia. Però vabbè. Ragazzi, spero che questo video chiacchierata, discorsivo, vi sia piaciuto. Nel caso in cui dovesse essere così, lasciate un bel pollicione in su qua sotto. Commentate questo video facendomi sapere cosa... Commentate questo video facendomi sapere cosa ve ne pare di... Cioè, ragazzi, del... no ragazzi, veramente, datemi una mano, confortatemi, fatemi sapere che ci siete, che vi piace questa situazione, non è che lo faccio solo lì. A me mi piace, però voglio che vi piace pure a voi, nel senso aiutatemi, guardate, sembro un disperato, non lo sono ragazzi, non sono disperato, veramente, sto facendo questo video così giusto per che non cazzo fa. Quindi niente, noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi, spero che arriverà il più presto possibile questo nuovo video, perché... effettivamente lo so, è colpa mia che non faccio i video, però che ste. Ciao a giù. Ma forse qualcosa di carino è venuto, cioè non lo so, alla fine è simpatica questa situazione.